Ciao ragazzi e bentornati nel mio canale. Oggi tutorial in collaborazione con il sito Silvescraft. Perdonate se ho il cerotto al dito, ma mi sono fatta malissimo e non ci fate caso. Scusatemi, ma sono in condizioni abbastanza pietose le mie mani. Vi mostro subito cosa ho realizzato in collaborazione con il sito ed eccolo qui, è il ciondolo Aurora. Davvero un ciondolo molto compatto e come vedete è extra luminoso, pieno zeppo di Swarovski. Questi sono appunto i laterali del ciondolo e questo è il retro. Ovviamente ho realizzato anche la versione orecchino, ve lo mostro subito. Ed eccolo qui, ho aggiunto questa bellissima manichella presa dal sito Silvescraft in argento 925 placata in oro 24 carati. Ho aggiunto questo Rivoli Swarovski da 12 mm in colorazione Golden Shadow. Rendono davvero l'orecchino extra luminoso. Spero che il tutorial sia di vostro gradimento, vi lascio ai materiali e buona visione. Ciao! Il materiale per poter riprodurre il modulo Aurora è il seguente. Innanzitutto un Rivoli della Swarovski da 12 mm, questo è nella colorazione Crystal Vitra Light. Questo in basso è appunto il codicino per poterlo trovare sul sito di Silvescraft. Nell'info box vi linkerò tutti i materiali presi appunto dal sito. Questa è davvero una bellissima colorazione e ve la straconsiglio, ma sul sito avrete davvero una vasta scelta di elementi Swarovski, quindi spulciate per bene il sito, troverete davvero tanti prodottini interessanti. Ovviamente io vi sto dicendo i materiali per poter riprodurre un sol modulo Aurora. Se volete riprodurre un paio di orecchini, ve ne occorrono due Rivoli Swarovski da 12 mm. Poi vi occorrono il Bicona da 4 mm in questa bellissima colorazione Light Sapphire AB. La confezione è di 144 pezzi, questo è il codice e questa appunto è la colorazione. Per poter riprodurre il modulo Aurora vi occorrono esattamente 16 bicono da 4 mm. Poi vi occorrono i bicono da 6 mm e sono appunto questi qui, gli Amethyst. La confezione è da 36 pezzi, questo è il codice, e vi occorrono esattamente 8 bicono Swarovski da 6 mm per poter riprodurre un sol modulo Aurora. Ovviamente vi occorrono anche le delica della Miyuki, le 110 per andare ad incastonare il Rivoli da 12 mm e poi ho scelto le Rokail della Toko, le 11, le 15 e le 8 nella medesima colorazione, sono le Permanent Finish Galvanized Starlight. Vi occorre anche il filo, io come filo sto utilizzando il Fireline da 0,15 mm e come ago sto utilizzando un pony misura 10. Per chi volesse riprodurre un paio di orecchini con il modulo Aurora, sul sito di Silvescraft sono presenti davvero tantissimi perni e tantissime monachelle. Io ne ho scelto questi due che ve li mostro. Questa è la prima monachella allungata, davvero molto bella, in argento 925, placata in oro 24 carati. Qui potete aggiungere un Rivoli da 12 mm in modo da dare ulteriore luminosità all'orecchino, vedete, agganciandolo in questo modo e poi ovviamente aggiungendo il Rivoli da 12 mm in altro, davvero un bellissimo orecchino molto luminoso. Oppure c'è anche quest'altra versione di monachella un po' più corta, un attimino che la tolgo dalla bustina e ve la mostro, sempre in argento 925 placato in oro 24 carati ed ha la monachella un po' più arrotondata e più corta rispetto all'altra, vedete la differenza? Quindi stanno bene entrambi, sia questa monachella qui e anche l'altra, le vedo bene entrambe. Ovviamente sul sito, come vi dicevo prima, c'è davvero una vastissima gamma di elementi in argento 925, anche placati in oro e anche elementi in oro 9 carati e 18 carati, quindi potete davvero sbizzarrirvi con tantissime tipologie di perni e monachelle diverse. Vi lascio al tutorial, buona visione. Il primo passaggio da effettuare è quello proprio di andare ad incastonare il Rivoli da 12 mm. Vado ad incastonarlo con la tecnica del peyote ed ho inserito esattamente 32 delica di base sul mio filo. Vado a chiudere la lavorazione a cerchio, effettuando poi due nodini. Rieccomi, ho chiuso la lavorazione a cerchio ed ho anche unito i due fili con un altro piccolo nodino, ed eccolo qui. Adesso vado ad inserire una delica sul mio ago e
Salto questa delica che viene subito dopo e mi rinfilo nella seconda delica. In questo modo. Ed eccolo qua. Inserisco una nuova delica sul mio ago, salto questa delica che viene proprio subito dopo e mi infilo in questa delica qui. In questo modo proseguo con la tecnica del peyote per tutto il giro, quindi di nuovo una delica, ne salto una e rivado nella delica che viene subito dopo. Vado avanti con questa lavorazione fino a questo punto e ritorno da voi. Rieccomi, questo è il risultato. Vado ad inserire anche l'ultima delica in questo spazietto e come vedete l'ago l'ho infilato in queste due perline. L'ultima perlina di questo giro e poi la prima perlina invece di quest'altro giro, del secondo giro. Quindi infilo l'ago in queste due delica per poter andare avanti con la lavorazione. Ed ecco qua, questo è il primo giro completato. Adesso vado ad accantonare le delica, inserirò una rocaille 15-0 sul mio ago, ed eccola qui, e vado ad infilare l'ago in questa delica qui, in quella sporgente. Di nuovo una rocaille 15-0 e vado nella delica sporgente che viene subito dopo. Inserisco tutte le rocaille 15-0 in questi spazietti equivacanti e ritorno da voi. Questo è il risultato. Come vedete, vado ad inserire anche l'ultima rocaille 15-0 in questo spazietto e inserite l'ago nell'ultima delica e nella prima rocaille 15-0 inserita di questo giro. A questo punto stringete per bene la lavorazione, in questo modo, vedete? Stringete per bene il filo. In questo modo, vedete? Adesso di nuovo una rocaille 15-0 e passate con l'ago nella rocaille 15-0 che viene subito dopo. Una nuova rocaille 15-0 e ripassate con l'ago nella rocaille 15-0 che viene subito dopo. Questo passaggio vado a ripeterlo fino alla fine del giro. L'ultima rocaille da inserire sarà proprio in questo punto e passerete con l'ago sia in quest'ultima rocaille 15-0 e sia nella prima rocaille 15-0 di questo giro. E questa è la lavorazione completata sul davanti. Infilate anche i rivoli da 12 mm all'interno dell'incastonatura, in questo modo, ed eccolo qua. E questo è come si presenta l'incastonatura sul davanti. Adesso mi ritrovo a fuoriuscire da questa rocaille 15-0 qui. Ripassate in questa rocaille 15-0 in basso. Vedete questo accanto, ripassate anche in questa delica, centrale e in questa delica sporgente dell'altro lato, in questa qui. A questo punto girate il lavoro e potete tranquillamente inserire in questi spazietti equivacanti una rocaille 15-0. Quindi una rocaille 15-0 sul vostro ago e rientrate nella delica sporgente che viene subito dopo. Ovviamente questo passaggio vado ad effettuarlo per tutti gli spazietti equivacanti. Andrò ad inserire appunto una rocaille 15-0, l'ultima rocaille 15-0 che andrà in questo punto, inserirò l'ago sia nella delica e sia nella prima rocaille 15-0 inserita di questo giro. Questo è il risultato. Adesso vado a realizzare un altro giro con le rocaille 15-0. Rieccomi, questo è come si presenta adesso l'incastonatura dopo aver ultimato anche il secondo giro di rocaille 15-0.
Se avete utilizzato Delica e Rockaille Miyuki 11.0 e 15.0, a questo punto l'incastonatura sarà perfetta. Siccome io ho utilizzato Delica della Miyuki e Rockaille della Toko, il risultato, vedete, risulta un po' largo sul retro, mentre il davanti è perfetto dell'incastonatura. Quindi non sono soddisfatta di come è sul retro e vado ad effettuare altri due giri, uno con le 15.0 e l'altro con le Rockaille 11.0, per andare a chiudere e stringere per bene la mia incastonatura, per non lasciare questi spazi, questi spazietti, vedete, che sono non sono belli da vedere. Quindi io mi ritrovo a fuoriuscire da questa Rockaille qui, perché ho inserito appunto l'ultima Rockaille 15.0, che è questa, e mi sono infilata in queste due Rockaille 15.0. Quindi inserite un'altra Rockaille 15.0 sul vostro ago e rientrate nella Rockaille 15.0 che viene subito dopo, quella sporgente, e tirate il filo. E abbiamo appunto posizionato questa Rockaille. Inserite l'ago senza inserire alcuna perlina in queste due Rockaille, vedete, il filo si trova in questo punto e io mi rinfilo in queste due Rockaille 15.0 e tiro di nuovo una Rockaille 15.0 sul vostro ago e rientrate nella Rockaille 15.0, quella sporgente, e tirate il filo. Ovviamente abbiamo inserito queste due Rockaille 15.0. Ripassate senza alcuna perlina in queste due Rockaille 15.0, in queste due, ed inserite nuovamente una Rockaille 15.0 sul vostro ago e rientrate nella Rockaille 15.0 sporgente che viene subito dopo. Ripassate con l'ago in queste due Rockaille 15.0 per poter ripetere nuovamente questo passaggio fino alla fine del giro. Faccio questi passaggi e ritorno da voi. Rieccomi, questo è il risultato, questa è l'ultima Rockaille 15.0 inserita sul lavoro e come vedete ho infilato l'ago in queste tre Rockaille 15.0. Due sono quelle che appunto saltavamo anche prima e questa invece è la prima Rockaille 15.0 inserita di quest'ultimo giro. E quindi tirate il filo. A questo punto inserite una Rockaille 11.0 sul vostro ago e rientrate direttamente nella Rockaille 15.0 sporgente. Nuovamente una Rockaille 11.0 e rientrate nella Rockaille sporgente. Fate questo fino alla fine del giro. Ed eccola qua, ecco come si presenta adesso l'incastonatura dopo aver ultimato questi due ultimi giri, uno di 15.0 e l'altro di 11.0. Adesso basta ripassare all'interno di quest'ultimo giro per andare a stringere e compattare il lavoro. E questo è come si presenta appunto sul retro. Questo invece è il davanti dell'incastonatura. Adesso io ovviamente già sono ripassata all'interno di queste ultime perline per andare a stringere il lavoro. Vado con l'ago, vedete, mi ritrovo a far uscire da questa perlina qui, questa Rockaille 15.0 qui. Inserite l'ago anche in queste due Rockaille 15.0, in queste due. Inserite l'ago anche nella Delica. E inserite l'ago in questa Delica centrale. Ed ecco qui, mi ritrovo a far uscire appunto da questa Delica centrale. Adesso inserite questa sequenza sul vostro ago. Una Rockaille 11.0, un bicono da 4, una Rockaille 11.0, un bicono da 6, una Rockaille 11.0, un bicono da 4 e una Rockaille 11.0. Portate ovviamente il tutto alla fine del filo e rientrate con l'ago esattamente nella quarta centrale. Quindi questa è la prima dove appunto è presente il filo. Questa è la seconda, la terza e io mi rinfilo nella quarta centrale. In questa qui.
Ed ecco qui la sequenza. Adesso ripassate col lago in queste due deliche, la delica in basso e questa di nuovo centrale, per andare ad inserire nuovamente la stessa sequenza. Ecco qui la sequenza e di nuovo rinfilate il lago sempre nella quarta delica. Quindi questa è sempre la prima dove appunto si trova il filo, la seconda, la terza e rinfilate l'ago sempre nella quarta delica. Ed eccola qua. Rinfilate l'ago in queste due delica 11-0 per andare a ripetere nuovamente il medesimo passaggio. Quindi andremo ad inserire una sequenza qui e l'altra in basso. Effetto questo passaggio e ritorno da voi. Eccomi qui, questo risultato, ho inserito appunto le quattro sequenze ed ecco qui la crocetta. Questa è l'ultima sequenza che ho inserito e mi sono infilata ovviamente nella quarta perlina la delica centrale e mi sono infilata anche in queste due delica, queste due, e anche nella rocaille 11-0 della prima sequenza. Ed ecco qua. Inserite 4 rocaille 11-0 e rientrate con l'ago in questa rocaille qui, saltando appunto il bicono. Inserite l'ago anche nel bicono da 6 e nella rocaille 11-0. Inserite altre 4 rocaille 11-0 e rientrate con l'ago nella rocaille 11-0 dopo il bicono. Inserite una rocaille 8-0 sul vostro ago e rientrate direttamente nella rocaille 11-0 della seconda sequenza e tirate il filo. Inserite 4 rocaille 11-0 e rientrate nuovamente nella rocaille 11-0 e nel bicono da 6 e nella rocaille 11-0. Di nuovo 4 rocaille 11-0 e rientrate nella 11-0 in basso. Una rocaille 8-0 e rientrate nella rocaille 11-0 della terza sequenza. Fate questo fino alla fine del giro. Ed eccomi qua, questo è il risultato. Non vi preoccupate se adesso il modulo risulta abbastanza ondulato, è normale. Io mi ritrovo a fuoriuscire esattamente da queste tre rocaille 11-0. L'ultima perlina inserita è appunto la rocaille 8-0 e mi sono rinfilata in queste tre rocaille 11-0. Adesso inserite sul vostro ago una rocaille 11-0, una rocaille 8-0 e una rocaille 11-0. Mi ritrovo a fuoriuscire esattamente da queste tre e rientro con l'ago in queste due rocaille dell'altro lato, vedete? In queste due e tiro il filo e questo è il risultato. Adesso ripasso nella 8-0, risalgo in queste due rocaille 11-0 di partenza ed eccoli qua. Ripasso anche in queste tre rocaille 11-0 all'interno del bicono da 6 e anche in queste due rocaille 11-0. Riscendo in queste tre rocaille 11-0, ripasso nella rocaille da 8, salgo in queste due rocaille 11-0 di questo lato, inserite una rocaille 11-0, una rocaille 8-0 e una rocaille 11-0 e rientrate nuovamente in queste due rocaille dell'altro lato andando verso il basso. Infilate l'ago anche nella 8-0. Adesso ripassate con l'ago nuovamente in tutte queste perline. Andiamo a rifare nuovamente questo passaggio anche in questo punto, per poi ripassare nuovamente in tutte queste perline e rifare nuovamente il passaggio anche in questo punto. Faccio questi due passaggi e ritorno da voi. Ed ecco qua, questo è il risultato, questa è l'ultima sequenza che ho inserito sulla lavorazione e mi sono rinfilata appunto in tutte queste perline e mi ritrovo a risbucare dal bicono da 6 mm. Inserite adesso una rocaille 11-0 e 3 delica 11-0 e infilate l'ago esattamente in questa delica qui,
ve lo metto in questo modo, è la delica appunto parallela al bicono da 6 mm. Inserite l'ago all'interno di questa delica. Di nuovo 3 delica e una rocaille 11.0 ed eccole qua, e rientrate nel bicono da 6 mm. Non vi preoccupate se al momento la lavorazione si presenta in questo modo, pian piano si andrà a sistemare e a compattare il tutto. Quindi mi ritrovo a fuoriuscire da questo bicono, adesso ripassate in queste rocaille 11.0 qui in alto, ripassate in queste 3 rocaille 11.0, ripassate anche in queste 2 rocaille 11.0 e anche nella rocaille 8.0, girate il lavoro, ripassate nelle rocaille 11.0 di questo lato, ripassate in queste 3 rocaille 11.0 e anche nel bicono da 6 mm e ripetete nuovamente questo passaggio, quindi una rocaille 11.0 e 3 delica 11.0 e inserite l'ago sempre nella delica parallela, cioè questa. Adesso inserite 3 delica 11.0 e una rocaille 11.0 e infilate l'ago nel bicono da 6 mm. Ed ecco qua la seconda sequenza. Vado a ripetere questo passaggio anche per questo punto e anche l'altro punto e ritorno da voi. Ed ecco qua, questo è il risultato, vedete? L'ultima sequenza inserita è questa appunto delle 3 delica rocaille 11.0 e mi sono rinfilata nel bicono da 6. Infatti il filo fuoriesce appunto dal bicono da 6 mm. Questo è il risultato. Adesso vi rinfilate nuovamente in questa sequenza qui, cioè rocaille 11.0 e le 3 delica. Inserite una rocaille 15.0 sul vostro ago e rientrate nelle 3 delica e la rocaille 11.0 dell'altro lato e tirate il filo. Ed ecco qua che la rocaille si posiziona appunto in questo punto. Adesso inserite 2 rocaille 11.0, un bicono da 6 e 2 rocaille 11.0 e mi rinfilo con l'ago esattamente in questa rocaille 11.0 dell'altra sequenza, cioè fuoriesco da questa e rientro in questa rocaille 11.0 qui e tiro il filo. Adesso inserite una rocaille 11.0 e un bicono da 4 e infilate l'ago esattamente in questa rocaille 8.0 qui, quindi ripassate solamente nella rocaille 8.0. Di nuovo un bicono da 4 e una rocaille da 11 e vi rinfilate in questa rocaille qui, questa appunto vicino alle 3 delica, e tirate il filo. Ripassate nelle 2 rocaille 11.0 nel bicono e nelle 2 rocaille 11.0, ripassate anche in queste 2 rocaille 11.0 qui, ripassate anche nel bicono, inserite una rocaille 11.0 e rientrate con l'ago nel bicono da 4 e risalite nuovamente in queste 2 rocaille 11.0. Ed ecco qua. Adesso ripassate in questo bicono da 6 mm, ripassate in questa rocaille 11.0 andando verso il basso, inserite una rocaille 11.0 e un bicono da 4 e inserite l'ago nella rocaille 8.0, poi un bicono da 4 e una rocaille da 11 e inserite l'ago nella rocaille 11.0, tirate bene il filo. Inserite 2 rocaille 11.0, il bicono da 6
e due rocaille 11.0, ed eccole qua, ed inserite l'ago nelle due rocaille 11.0 e il bicono, tirate bene il filo, una rocaille 11.0 e rientrate nel bicono e nella rocaille 11.0. Tirate bene il filo, inserite l'ago nella rocaille 11.0 e nel bicono da 6 mm, inserite l'ago nella rocaille 11.0 e andate a ripetere nuovamente i medesimi passaggi. Ricordate poi di inserire anche la rocaille 15.0 dove sono poste appunto queste delica 11.0. Quindi dopo aver inserito appunto queste due sequenze, inserite anche le rocaille, le tre rocaille 15.0, una qui, una qua e una in questo punto. Io effettuo questi passaggi e ritorno da voi. Questo è il risultato dopo aver ultimato tutti i passaggi. Vedete, ho inserito tutti i bicono sia da 4 che da 6 ed ho inserito anche la rocaille 15.0 posta vicino alle delica 11.0. Adesso l'ultimo passaggio proprio che ho effettuato è inserire appunto questa rocaille 15.0. Sono risalita in queste delica e anche in queste tre rocaille 11.0. Inserite due rocaille 11.0 sul vostro ago e rientrate con l'ago nella 8.0, solamente nella 8.0 posta retro al bicono da 6 mm. Ed eccole qua. Inserite altre due rocaille 11.0 e rientrate in queste tre rocaille l'11.0. Ripassate nelle tre delica, nella rocaille 15.0 e nelle altre tre delica e nella rocaille 11.0 e rinfilate l'ago anche in queste due rocaille 11.0. Di nuovo due rocaille 11.0 e rientrate nella 8.0 posta retro al bicono da 6 mm. Di nuovo due rocaille 11.0 e rientrate in queste tre rocaille 11.0. In questo modo fate questo passaggio anche in questi altri due lati. Ed eccolo qua, ho terminato i vari passaggi, questo è il risultato. Il modulo Aurora si presenta davvero molto compatto e rigido, questo è il retro e questo è il davanti. Adesso mi ritrovo a fuoriuscire esattamente da questo bicono da 6 mm, che è poi il bicono quello posto in basso. Vedete? Ci sono questi che sono posti un po' più in alto e questo che è posto sul basso. Inserite 7 rocaille 11.0 ed eccole qui, ed inserite anche il gancio in acciaio, ovviamente per poter realizzare il ciondolo Aurora. Inserite anche il gancetto, lo portate alla fine del filo, questo gancio è in acciaio, e reinserite di nuovo l'ago nel bicono da 6 mm. Aggiustate il gancetto. Ok, in questo modo. Ripassate più e più volte all'interno delle rocaille 11.0 e del bicono, poi ripassate il filo e l'ago all'interno del modulo Aurora per poter bloccare e tagliare il filo in eccesso. Ed ecco qui il ciondolo Aurora terminato, è davvero sfavillante, lo adoro, è un ciondolo compatto, vedete come risulta. E questo è appunto il retro. Sono davvero soddisfatta del risultato, è extra brillante, un tripudio di luminosità, e vi mostro anche la versione orecchino. Eccolo qui, ho aggiunto questa manachella presa sempre dal sito di Silvescraft con questo Rivoli Golden Shadow da 12 mm ed è tutto ancora più luminoso. Vi mostro anche gli altri orecchini realizzati. Sono questi qui, sia la versione allungata della monachella sia questa qui che è più arrotondata, questa qui sulla mia sinistra.
Ho aggiunto sempre dei rivoli Swarovski Golden Shadow da 12 mm e questo è il risultato, davvero molto fine ed elegante. Vi mostro gli orecchini indossati e ovviamente vi mostro anche l'immagine del ciondolo in dettaglio. Io spero che il tutorial sia stato di vostro gradimento, lasciatemi un like e un commento se vi va. Io ringrazio nuovamente l'azienda Sieves Craft per la collaborazione. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuove lezioni. Ciao!